Bentornati a Business Café, il nostro appuntamento del mercoledì pomeriggio alle 14. Ciao Miki, ben trovata anche a te. Ciao Franci, buon mercoledì a tutti. Siamo quasi alla fine dell'anno, metà ottobre, quindi manca pochissimo, è tempo di bilanci, bilancio di fine anno. Questo è un momento perfetto, no? Per iniziare a tirare un po' le somme e anche pianificare quello che sarà il 2025. Quindi non è solo una questione di mettere, come dire, nero su bianco degli obiettivi, ma significa proprio fermarsi, fare una pausa di riflessione di cui non abbiamo mai tempo, perché fermarsi è ormai diventato un lusso, però è importante farsi una domanda chiave, che è quella con la quale iniziamo oggi e portiamo avanti questo contenuto per la giornata di oggi, che è quali sono state le lezioni più importanti di quest'anno. Davvero prendetevi del tempo per riflettere su successi, errori, piccoli o grandi fallimenti che ci stanno perché sono parte dell'attività imprenditoriale e di analizzare anche cosa avreste potuto fare in maniera diversa, in maniera migliore, se magari cose semplicemente da non fare. Per guidarvi, come dire, in questa riflessione, prendiamo uno degli strumenti più classici e più tradizionali, che è la SWOT analysis, che funziona sempre, anche in questo caso, per proprio mettersi lì, guardare al nostro business con un pochino più di distanza del solito e analizzare quali sono i punti di forza oggi, anche perché magari questo è un esercizio che avete fatto qualche tempo fa, ma l'impresa è un organismo vitale, dinamico, quindi le cose evolvono e cambiano continuamente. Quindi l'analisi è su oggi, che cosa è stato quest'anno, quali sono i punti di forza, che cosa ha funzionato. Fare davvero una lista, no? E andare a guardare quali sono le migliori performance lato prodotto, lato servizio clienti, anche lato team. Noi parliamo spesso dell'importanza dei collaboratori e poi chiedersi chiaramente anche cosa si può fare in futuro per magari valorizzare al meglio questa forza che c'è e che è all'interno del vostro business. E poi passiamo alle aree di miglioramento o alle aree di debolezza, come volete chiamarle, ma anche lì è importante fare un po' di autocritica, no? Quindi non abbiate paura di essere onesti prima di tutto con voi stessi, perché questa è la chiave, anche noi lo facciamo spesso, no? Ci alleniamo. Prima di tutto dobbiamo essere onesti con noi stessi, quindi guardiamo alle inefficienze, guardiamo a quelle mancanze piccole, grandi, verso i clienti, ma anche verso il nostro interno, che è altrettanto importante. E quindi un buon esercizio di coaching che noi facciamo fare spesso ai nostri clienti è proprio ragionare su cosa avresti potuto fare diversamente e cosa magari ti ha impedito di fare dei miglioramenti o di fare diversamente quelle azioni che oggi hai individuato. Perché una volta che abbiamo individuato anche le difficoltà, i blocchi, le lacune, le mancanze, possiamo ragionare su come superarle per il prossimo anno. E poi andiamo al quadrante, se immaginiamo davanti agli occhi la nostra SWOT analysis delle opportunità, perché per fortuna la vita ci offre sempre delle opportunità, quindi talvolta siamo noi a doverle riconoscerle e a doverle cogliere, e quindi qui possiamo metterci a ragionare anche sul mercato, le cose che stanno cambiando, come evolvono. Ripeto, in questo momento, cioè state sulla fotografia di oggi, che è importante guardare con una modalità e un occhio, no, esplorativo a quello che sono le nuove tecnologie, tutte le tendenze emergenti, magari nicchie di mercato che sono poco sfruttate, e lì di nuovo chiedervi quale opportunità posso cogliere che ancora non sto sfruttando. Anche qui suggerisco di non mettere tante cose insieme, anche un'opportunità, due opportunità, poche cose, ma che poi siamo in grado di progettualizzare e di rendere concrete, altrimenti sono solo tante chiacchiere. Ultimo aspetto è le minacce, cioè quali sono gli ostacoli, quello che dicevamo prima, no? Quali sono le barriere, quali sono le difficoltà, nel raggiungere questi obiettivi. E poi di conseguenza chiedersi quali sono le risorse che ho disponibili, quali risorse invece mi servono, ne ho necessità, dove le trovo, chi mi può aiutare
in quale modo posso andare a prendermi quello che mi serve adesso. Quindi anche qui fare un elenco, cosa posso fare oggi per prevenire o per minimizzare una serie di barriere, blocchi, ostacoli, difficoltà che posso vedere sul mio percorso. Quindi questo è uno schema che vi permette, come dire, di fare un'analisi anche in autonomia, però completa un po' di quella che è la situazione oggi del vostro business per proiettarsi e prepararsi al meglio al 2025. Sì, assolutamente sì. E fra l'altro, quando pensiamo agli obiettivi per il prossimo anno, dobbiamo anche renderli chiari e soprattutto misurabili, perché non bastano le frasi generiche come dobbiamo aumentare il fatturato o migliorare il team, ma bisogna essere molto più precisi. Quindi di quanto volete aumentare il fatturato e in che modo si può ottimizzare e migliorare la collaborazione del team. Nei nostri affiancamenti di coaching, infatti, utilizziamo spesso il metodo che viene chiamato OKR, quindi Objectives and Key Result, che è estremamente efficace per allineare gli obiettivi individuali e di team con quella che è poi la visione aziendale. Questo serve proprio a facilitare il monitoraggio anche continuo e più preciso e dettagliato di come stanno andando le cose. Infatti, la parte degli obiettivi rappresenta proprio una dichiarazione ambiziosa e anche ispirazionale, ma deve essere chiara e concreta, quindi deve indicare che cosa vogliamo ottenere. Ad esempio, vogliamo migliorare il posizionamento di mercato nel Q2 del nostro anno del 10% e quindi rispetto allo scorso anno dobbiamo fare questo importo. E poi appunto i risultati, quelli che sono i risultati chiave, sono delle metriche misurabili che indicano come a questo punto possiamo raggiungere l'obiettivo. E ogni risultato chiave deve essere specifico, misurabile e anche sfidante, perché non può essere il rimango nella mia zona di comfort e mi accontento di questo, perché altrimenti poi ci si indebolisce ulteriormente, non ci si allena per essere performanti. Quindi un esempio può essere, appunto, voglio aumentare le vendite del 20% entro la fine del Q2 o ottenere 100 nuovi clienti entro 3 mesi o ridurre il tempo medio di risposta del servizio clienti del 30% entro il prossimo trimestre. Un esempio appunto di come si devono impostare poi quelli che sono gli elementi di monitoraggio dell'avanzamento delle performance. Quindi il sistema OKR permette proprio di creare quella struttura dinamica dove gli obiettivi vengono fissati, vengono monitorati e vengono valutati regolarmente, spesso lo si fa su base trimestrale. E questo approccio aiuta anche a mantenere il focus su ciò che conta di più e garantisce che il progresso sia visibile a tutto il team, perché anche questo è un aspetto importante. Una volta, fra l'altro, che avete definito i vostri obiettivi, è importante trasformarli in azioni pratiche da svolgere ogni santo giorno. E alcune domande chiave sicuramente sono: cosa posso fare oggi per avvicinarmi al mio obiettivo? E quindi in questo spezzetta l'obiettivo in piccoli compiti giornalieri e focalizzati su azioni semplici e realizzabili, ad esempio, non so, dedicare un'ora al giorno alla formazione o al contatto con i potenziali clienti. E poi un'altra domanda da farsi è come posso monitorare a questo punto i progressi? E questo, per esempio, può essere la creazione di un sistema di monitoraggio, come un calendario o una checklist settimanale, per tracciare poi le attività completate. Quindi usa quelli che sono gli indicatori specifici, come il numero di chiamate fatte o i risultati raggiunti per poi valutare quelli che sono i passi avanti. Quindi quello che noi fra l'altro suggeriamo è di non caricarvi di troppi obiettivi, ma meglio pochi, ma ben definiti e attuabili. E questa è una cosa che noi facciamo nel nostro programma di coaching che si chiama Business Change Management, che ci fa sempre molto piacere affiancare quegli imprenditori che hanno voglia di fare un salto di qualità nella propria attività e di trasformare poi quelli che sono i contatti e le opportunità in vero business. E questo serve proprio a sviluppare una strategia più chiara e anche vincente, migliorare la gestione del team e ottenere il massimo da quelle che sono le reti di contatti.
Quindi possiamo dire, Michi, che vi aspettiamo, no? Nel caso qualcuno avesse voglia di esplorare questo tipo di attività con noi, può chiedere una sessione gratuita, ci sono sempre i nostri link sotto questi video e potete contattarci. Bene, quindi ci auguriamo anche per oggi di aver dato qualche spunto di riflessione importante su come fare un bilancio di quest'anno e prepararsi al 2025, e non ci resta che salutarci e darci appuntamento per la prossima settimana. Buona settimana.